In questi anni siamo finalmente riusciti ad avviare il progetto di trasformazione della cosiddetta area di via Fabbrichetta, che forse oggi dovremmo chiamare meglio area di via Einaudi, perché proprio al presidente Einaudi è stata intitolata la via principale che attraversa questa zona. Era una zona, potremmo dire, degradata, dove c'erano anche problemi di sicurezza per occupazioni abusive di questi fabbricati fatiscenti e abbandonati, e di cui il piano regolatore prevedeva una trasformazione, ma non così facile da raggiungere, perché era necessario ottenere l'accordo di tutti i proprietari privati, anche numerosi proprietari privati. Siamo molto soddisfatti che questa situazione sia stata raggiunta, l'accordo sia stato raggiunto, e quindi sia stato presentato al Comune e sia stato avviato la realizzazione di un primo importante lotto di trasformazione di quest'area, che oggi quindi è stata riconsegnata alla città con nuove residenze, con una viabilità in fase di completamento di qualità, che consente anche di penetrare, diciamo, dal Corso Francia alla zona sud di Collegno in direzione Grugliasco. E poi soprattutto la cosa di cui possiamo andare fieri è l'aver concordato con i proponenti, con i realizzatori, la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia a totale carico dei realizzatori, quindi senza oneri aggiuntivi per il Comune. È una scuola dell'infanzia che abbiamo voluto intitolare e dedicare allo storico sindaco della città, Ruggero Bertotti, e che è stata aperta nel settembre 2013, una scuola con 4 sezioni che potrà ospitare quindi fino a 100 bambini, con un bellissimo spazio verde che è riuscito anche a recuperare una parte dell'area verde del frutteto preesistente in questo pezzo di città. È sicuramente un buon risultato di qualità urbana e di possibilità di vita migliore per i collegnesi, e soprattutto l'occasione per consegnare alla città nuovi servizi e servizi per i bambini, che sono il tema che a noi è sicuramente più caro. L'attuazione del piano particolareggiato di via Fabbrichetta ha riqualificato una zona della città caratterizzata da disordine e degrado urbanistico, sulla quale da diversi decenni i vari piani regolatori di Collegno prevedevano di intervenire. Questa riqualificazione ha previsto di realizzare una moderna porzione di città con edifici residenziali con nuovi negozi, una nuova viabilità per collegare l'area con il resto del quartiere, una scuola materna di 4 sezioni immersa nel verde, una piazza alberata che si affaccia su Corso Francia e prosegue all'interno dell'intera area, ampie aree a parcheggio sia pubbliche che private. Piano particolareggiato di cui parliamo oggi è collocato nel quartiere Terracorta Leumann. Lo si può vedere qui sulla tavola di piano regolatore, con un lato collocato su Corso Francia. Il perimetro giallo individua il piano particolareggiato, abbiamo il Corso Francia, e si può vedere che questa è un'area che rappresenta una forte discontinuità urbana. Lo si può vedere qui molto chiaramente, perché mentre il tessuto intorno ha un reticolo urbano con delle vie e dei lotti ben organizzati, questo è un contesto che costituisce una frattura, diciamo così, in questo reticolato ordinato e organizzato che c'è all'intorno. Andando un po' nel merito della progettazione, intanto la progettazione è stata molto, molto complessa. Intanto qui il piano regolatore imponeva il recupero della traccia delle antiche direttrici oblique, quelle, diciamo, del tessuto rurale. Questi elementi però dovevano essere integrati e contemperati con gli altri elementi del reticolo esistente. E nello stesso tempo c'era l'esigenza di reperire spazi a servizi, in particolare una scuola materna che era richiesta dal quartiere,
ed era necessaria per far fronte alle esigenze, di questo tipo, oltre a parcheggi e alla creazione di un sistema di connessione sia veicolare sia ciclopedonale. Altri temi poi erano quelli di trovare una giusta armonizzazione con gli edifici di tipo privato, essenzialmente di carattere residenziale, oltre a definire delle unità di intervento che potessero, una volta approvato il progetto complessivo, avere dei percorsi attuativi autonomi. A questo progetto hanno contribuito sia risorse interne, anche di altri settori, oltre a quello che tradizionalmente si occupa di queste cose, cioè il settore urbanistico ambiente, dicevo, anche altri settori come i lavori pubblici o anche i vigili urbani per quanto riguarda gli aspetti della circolazione, del traffico e più in generale della sistemazione delle infrastrutture e delle aree servizi, oltre a professionalità esterne. E così si arriva nel 2007 alla definizione del progetto nella sua forma definitiva. È chiaramente visibile la ricerca di un mantenimento degli assi obliqui preesistenti che sono stati recuperati a verde, soprattutto come spazi di uso pubblico. Vedete questa piazza gialla allungata, è tutto uno spazio pubblico alberato dove si è cercato anche, ove possibile, il recupero delle essenze preesistenti. Un altro interessante risultato molto positivo che si è conseguito a partire dalle premesse è quello della localizzazione della scuola, della scuola materna. La migliore in definitiva è stata questa che vedete qui, dove peraltro si è salvato e recuperato il sistema del verde preesistente. Qui c'era anche peraltro una zona frutteto che risulterà integrata con la scuola, quindi saranno le pertinenze della scuola, vedete, tutte verdi, con anche un frutteto che potrà avere anche una valenza di tipo didattico per i bambini. E dicevo, la scuola è stata collocata relativamente distante dal Corso Francia, immersa nel verde, anche per avere un'attenzione agli aspetti ambientali e di isolamento acustico. Si sono trovati anche gli spazi per dei parcheggi pubblici, ci sono ancora delle parti che verranno attuate, ma potranno essere attuate a partire da un primo intervento che rende funzionale tutto il sistema.